Linea diretta alle nostre risposte alle vostre domande. Ospite oggi in studio è Mario Rossi, direttore della sede provinciale della Coldiretti di Arezzo, con il quale parliamo di vino e olio e parliamo poi anche di altri argomenti che interessano da vicino non solo gli agricoltori e i coltivatori, ma anche più in generale l'intera opinione pubblica, perché in effetti abbiamo deciso anche di analizzare il problema degli ungulati e questo certo riguarda anche un po' tutti. Però continuiamo a parlare di olio e analizziamo soprattutto quelle che sono le caratteristiche dell'olio aretino e toscano. Dove posso trovare, direttore, un olio buono, ci chiedono i nostri telespettatori, e soprattutto se può essere acquistato in un centro commerciale oppure se è invece consigliabile rivolgersi ad una delle tante aziende presenti sul territorio. L'olio buono lo possiamo acquistare sia in un centro commerciale che presso le aziende del territorio. È chiaro che io, che sono un fautore con la mia organizzazione della filiera corta, non posso dire altro che rivolgetevi ai numerosissimi produttori di olio che abbiamo qui ad Arezzo, che sono veramente tanti e che fanno un olio di ottima qualità. Ma devo anche riconoscere che anche nei centri commerciali abbiamo delle bottiglie di olio veramente interessanti, di qualità. L'importante, come ribadisco sempre, è quello di un'attenta lettura dell'etichetta per vedere la provenienza, che sia realmente un olio toscano, un olio di Arezzo, con determinate caratteristiche. Dovrebbe esserci un telespettatore al telefono, pronto? Sì. Una telespettatrice. Buonasera. Buongiorno signora, vuole rivolgere la domanda al direttore di Coldiretti? Grazie. Vorrei sapere questo, dato che quest'anno le olive sono malate, hanno la mosca, e tante sono cadute dagli olivi, è una produzione diciamo familiare e non sappiamo se coglierle o no queste olive. Ecco, grazie signora per la domanda. Direttore, una domanda che ha rivolto la signora, ma credo, visto anche l'andamento meteo della stagione, riguardi moltissimi coltivatori. Sì, la domanda della signora è una domanda che ci vediamo rivolgere un po' tutti i giorni nei nostri uffici in questo periodo. Diciamo che la produzione della campagna olivicola in corso porta con sé notevoli difficoltà, quindi registreremo una scarsissima produzione, ma nello stesso tempo è una produzione, non dobbiamo per forza, scusate, dire che è una produzione di scarsa qualità, tutt'altro, perché noi abbiamo numerosi oliveti che abbiamo seguito anche tutta la fase, tutte le varie susseguirsi delle varie produzioni, delle varie coltivazioni, e quindi le fasi culturali, e siamo riusciti ad ottenere delle olive che, nonostante questo attacco forte di mosca, cioè tutto il problema che c'è stato nella fase di allegagione successiva, è stato in parte superato. Quindi diciamo che l'olio che oggi andiamo a produrre non è un olio totalmente, così come ormai si dice in giro un po' parte dell'opinione pubblica, un olio totalmente pieno di mosca, di questo problema che poi porta con sé la mosca. Quindi io dico, se ci sono le olive si possono raccogliere, è chiaro, bisognerebbe vedere questo attacco di mosca a che livelli è, logicamente, perché se la signora ha questi oliveti e è totalmente danneggiato, forse non è neanche consigliabile raccoglierlo, ma se è un attacco lieve di mosca si può comunque, secondo me, portare fino alla raccolta e alla frangitura dell'olio. La signora non deve sentirsi colpevolizzata da mancati trattamenti, voglio dire? No, non si deve sentire colpevolizzata da mancati trattamenti, dico però che oggi ci sono dei sistemi che possono essere messi in atto durante tutta la fase della coltivazione dell'olivo per arrivare fino alla produzione dell'oliva e dell'olio, che possono contenere questi problemi di attacco di mosca, che in futuro saranno sempre, c'è il rischio che siano sempre più pronunciati, in quanto questa modifica delle stagioni e questo clima comunque avverso a determinate condizioni come eravamo abituati possono scaturire e fa scaturire degli attacchi forti della mosca. Direttore, l'olio certificato DOP e IGP, ci chiede un telespettatore, da chi è garantito? L'olio è garantito da un ente terzo che va a disciplinare sia l'olio DOP che IGP e prevede tutta una serie di valutazioni che vanno sia da un punto di vista chimico che da un punto di vista organolettico. E quindi, voglio dire, ci sono anche delle zone particolari di produzione, anche in verità abbastanza ristrette, per esempio, non so, sull'Amiata, sì, la zona di Seggiano, ecco, è conosciutissima, una delle zone, in verità è una zona piuttosto ristretta, circoscritta, però è riuscita a ottenere questa denominazione. Sì, quindi devono esserci anche zone circoscritte. Esatto. E noi infatti siamo, credo, che quando si va ad acquistare una bottiglia di olio, io ribadisco che sarebbe sempre opportuno avere che sia un olio IGP toscano,
e con l'indicazione colline di Arezzo, e lì siamo sicuri che portiamo nelle nostre case, nelle nostre mense, un olio veramente della provincia di Arezzo. E ci sono delle aziende in provincia di Arezzo che producono un olio IGP toscano? Assolutamente sì, ci sono numerosissime aziende che producono olio IGP. Ci sono, come dicevo prima, sia nei centri commerciali, ma soprattutto andando dai nostri produttori, che possono essere individuati sia attraverso il sito di Campagna Amica, ma che possono essere poi individuati anche singolarmente con le varie promozioni che loro fanno, i loro siti internet, che fanno dell'ottimo olio, un olio certificato, un olio IGP o anche un olio DOP. E comunque un olio sempre di notevole qualità. L'altro sì. argomento che interessa direttamente anche i consumatori è quello del costo dell'olio, vale a dire ci si domanda quanto costerà l'olio e soprattutto quali sono le variabili che influenzano e che condizionano il costo dell'olio. Direttore. Insomma, il costo, diciamo che più che un aumento di costi, secondo me andremo verso un costo equo dell'olio quest'anno. Perché comunque sia l'olio, per il valore che ha l'olio che dicevamo prima, quell'olio DOP, quell'olio IGP, quell'olio che comunque noi mettiamo nei nostri scaffali o che abbiamo a disposizione presso le aziende agricole, le aziende produttrici, è un olio di altissima qualità e di conseguenza il prezzo giusto, la remunerazione giusta che dovrebbe entrare nelle tasche dell'imprenditore agricolo dovrebbe essere notevolmente più alta di quando viene venduto oggi. Io credo che quest'anno, con questa sensibile riduzione che ci sarà della produzione unito anche a dei maggiori costi che l'imprenditore ha dovuto sostenere per fare determinati trattamenti per contenere questa proliferarsi della mosca, sicuramente dovrebbero tendenzialmente portare un leggero incremento sul prezzo dell'olio, che ancora è difficile stabilire perché la campagna è appena iniziata. Ancora il telefono, un telespettatore, pronto? Pronto? Una telespettatrice, buonasera signora. Senta, noi abbiamo un po' di olivi a livello insomma familiare, no? E mio marito insomma cerca di custodirli al meglio sempre. Però ora con questa mosca, che trattamenti gli si potrebbe dare per il prossimo anno, insomma, che non siano nocivi? Ecco, la signora dice giustamente. Se è possibile anche in futuro, se si dovessero ripresentare le stesse condizioni, quali contromisure è opportuno adottare per evitare che ci sia la presenza ancora della mosca? Grazie signora. Prego. È difficile, se non impossibile, stabilire a priori il tipo di trattamento più idoneo. Io credo che la signora, così come tutti coloro che hanno anche piccole produzioni o appezzamenti di terreni adibiti ad oliveto, è opportuno che si rivolgano presso gli uffici, presso le strutture, le associazioni di categorie agricole e non solo, anche presso i frantoi, ma soprattutto le organizzazioni agricole, dove possono ricevere le informazioni necessarie in base al tipo di malattia che si va a presentare man mano. Perché la stessa mosca, se viene trattata e presa in considerazione nella fase iniziale, si può intervenire con prodotti veramente semplici. È chiaro che quando si va a colpire la mosca su uno stato di avanzamento si rischia di mandare lì chissà che tipologia di prodotti, che tipo di trattamenti che poi non hanno nessun beneficio. Quindi per evitare anche di subire costi e quindi sborsi economici forti per fare trattamenti che poi non servono a nulla nel modo più assoluto. Quindi è opportuno monitorare l'oliveto, questo è il suggerimento che posso dare, monitorare l'oliveto dalla fase dell'allegagione ad andare avanti e man mano al primo manifestarsi di quel famoso puntino che si trova sull'oliva che lascia pensare un attacco di mosca o a condizioni meteo tipo quelle di quest'anno che possono far sviluppare la mosca in modo intenso, è opportuno rivolgersi agli uffici competenti e lì daremo tutta l'assistenza tecnica necessaria per andare a monitorare l'oliveto con i nostri tecnici specializzati. Ancora il telefono, è bello questo scambio di opinioni anche attraverso il telefono. Buonasera. Sì, lo sto ascoltando. Prego signora, la domanda al direttore Rossi. Sì. Buongiorno direttore, io volevo chiedere una cosa, oltre che la mosca che ho sentito che lei ha visto, anche noi abbiamo un pochino di olio, però il nostro produttore dove portiamo l'olive ha detto che non cogliete il legge perché non è dice granché quest'anno, perché è anche dentro, è proprio sembra Francia, capito? Grazie signora, vale a dire la signora, il frantoio dove la signora porta abitualmente le olive ha sconsigliato addirittura di cogliere le olive perché queste olive evidentemente risentono
della presenza della mosca. Sì, come dicevamo poc'anzi con l'altra signora che aveva chiamato, è chiaro che nel momento in cui c'è un attacco forte di mosca si può anche decidere di non raccoglierla, però andrebbe un attimo vista la situazione, perché ripeto, oggi gli oliveti che noi siamo stati a visitare con la nostra assistenza tecnica che facciamo quotidianamente, abbiamo riscontrato un attacco di mosca su alcune parti importante, su alcune parti è stato gestito e di conseguenza è sotto totale controllo. Ora, stabilire così a priori se è opportuno raccogliere o meno diventa veramente difficile, certo. E complicato. Io ritengo, prima di sconsigliare la raccolta, letteralmente deve essere talmente rovinata l'oliva che non vale la pena nemmeno sostenere i costi per una raccolta. Ripeto, sarebbe da valutare lì con la produzione. Ora, che il frantoio sconsiglia la raccolta, ci può stare nel momento in cui magari ha visto le olive e di conseguenza la signora dice, insomma, l'olio che viene fuori sarebbe talmente che sono compromesse, di scarsa qualità, insomma. L'olio che verrebbe fuori, direttore, siamo ormai in chiusura di questa seconda parte della trasmissione, l'olio sarebbe di scarsa qualità, intendo dire. È un olio di scarsissima qualità quello che potrebbe venire fuori, dove ci sono attacchi di mosca veramente sensibili, forti. Altrimenti è un olio di una qualità discreta che magari ha delle caratteristiche diverse organolettiche rispetto a quello che poteva essere un olio in una produzione normale dove si fa in assenza dell'attacco di mosca. Ecco, rimane il fatto che la stagione di quest'anno è stata fortemente condizionata dal tempo, in effetti è piovuto quasi sempre, esatto. Soprattutto durante l'estate, e questo può avere anche agevolato la formazione della mosca olearia. Bene. Siamo arrivati al termine di questa seconda parte del nostro programma, linea diretta insieme con il dottor Mario Rossi, direttore della sede di Arezzo di Coldiretti. Adesso un nuovo intermezzo pubblicitario e poi ci ritroveremo per l'ultima parte del nostro programma. A tra poco.